o mando Extreme. Ragazzi, mi stanno veramente buttando giù. Qua non ce la faccio, non ce la posso fare. Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, il vostro amico Federic95ita, e benvenuti finalmente al 48esimo episodio di Pomo Rubino Omega Extreme Randomize. Ragazzi, nella scorsa parte abbiamo raggiunto la Lega Pokémon per batterla una seconda volta. I Pokémon al suo interno sono spaventosi. Abbiamo combattuto contro un Rayquaza mega evoluto a livello 100, per non parlare di Mega Venusaur e tutti gli altri pericoli. Voglio il vostro supporto, un bel mi piace, perché non so se in questo episodio, ragazzi, riuscirò a battere la Lega. È veramente difficile, mi potrebbe aspettare qualsiasi Pokémon dietro questa porta. Spero di farcela. Voglio il vostro pieno supporto. Dai ragazzi, spero di non failare come nello scorso episodio e di fare le mosse giuste. Allora, nella scorsa parte abbiamo usato il nostro caro amico Donkey Kong, che ragazzi, beh, col suo Nemesi ha veramente fatto piazza pulita. Ma questa volta noi ci andremo di Extreme, ragazzi. Extreme ce la potrà fare? Non lo so. È il mio Pokémon con più alto livello. Proverò a usare lui. Detto questo, ragazzi, ci sta aspettando colei che domina i Pokémon di tipo ghiaccio. Ce la farà a batterci o no? Bene, ragazzi, la domanda è più questa. Ce la faremo noi a battere lei? Lo scopriremo subito. Ma prima un piccolo annuncio. Vi volevo dire, ragazzi, che ahimè, come dire, oggi non ci sarà la live, perché quando vedrete questo video probabilmente io sarò al Romix. O no, il Romix sarà già finito. Probabilmente starò allora tornando, perché se esce di lunedì, sì, e non ci sarà la live, perché starò tornando e non ho proprio il tempo per poterla fare. Ma ragazzi, nemmeno il prossimo giovedì ci potrebbe essere la live, non lo so, vi avviso, perché sto per trasferirmi a Milano. Con il trasferimento è un po' complicato adesso fare le live. Ma comunque vi tengo aggiornati su Instagram, ragazzi, controllate sempre Instagram. Detto questo, parliamo con Lorelei. Ti aspettavo con ansia, allenatore dai bollenti spiriti. Sarete in grado tu e la tua squadra di fronteggiare una mega evoluzione che gela il sangue nelle vene? Ce la faremo, ragazzi? Beh, dimostriamo a Frida cosa sappiamo fare. Prima ho detto Lorelei, per caso? Sono mezzo rincoglionito. Va bene! Lorelei. Cazzo, che mica siamo in rosso fuoco e verde foglia. Mi sarò confuso con il tipo. E già stiamo fellando, ragazzi. Questa cosa non va bene. Tuttavia, ragazzi, mancano ancora 3 episodi al termine di questa fantastica serie. Per poi partire con X e Y, che però sarà molto bella, ragazzi. Fidatevi, sarà molto bella. Mega evoluzione per noi. Oh, ce la facciamo con il nostro Mega Extreme Surf, ragazzi. Anche se potevamo fare benissimo un terremoto, ma l'effetto è più o meno uguale. Bene, proviamo a buttarlo giù. E vabbè, un Quilava non poteva nulla, nulla contro di noi, nulla. Benissimo, un'allenatrice di tipo ghiaccio e mi mandi Quilava. Stolta, vai, terremoto contro Magneton, che questa volta non ha levitazione. Però mi leva comunque tanto, mi leva comunque tanto. Fagli tremare tutta la palestra e tutta la lega, grandissimo. Ragazzi, stiamo avendo meno problemi. Cazzo, l'ho detto. L'ho veramente detto? Livello 57 per freccia blu. Prossimo Pokémon sarà Ralts. E vabbè, contro Ralts, ragazzi, non abbiamo problemi. Allora, mi devo curare, ne approfitto per curarmi il mio Pokémon. Extreme, beccati questa pozione max. Sperando che questo Pokémon non ha mosse di tipo erba che mi buttano giù. Extreme. Abbagliante. Occhio, ragazzi, occhio. Ok. Ora, terremoto? Sarà la scelta buona contro tipo psico? O ci andiamo di surf? Ragazzi, sono curiosissimo. Vediamo Extreme che caratteristiche ha. Ha molto più attacco che attacco speciale. Quindi, ragazzi, surf toglie esattamente 90, terremoto toglie 100. Direi che una mossa fisica è molto più efficace contro questo Ralts. Via, e toglie anche 10 in più. Quindi terremoto, ragazzi, è la mossa prediletta del nostro Mega Swampert.
Benissimo, morto ragazzi, senza problemi. Ok Frida, ti stai rivelando troppo facile, eh? Troppo facile. Serpe verde sale al 72. Lampent, Lampent ragazzi, penso di andarci di surf. Cazzo, c'hai più paura di tipo fuoco tu che un tipo fuoco. Surf ragazzi, monito. Se la balla è monito. No, il monito, no, quello era il mojito. Ok, cambia Pokémon. T-Rog. Ah, poco di tipo lotta. Surf. Non so quanto li leverò con Surf. Abbastanza per potergli fare un altro Surf. Cazzo, avrei potuto usare Etere Lama in effetti, ragazzi. Etere Lama. Ma confido in un brutto colpo. Un brutto colpo di Surf non me lo farà mai, però. Conoscendo il gioco. Ok, andiamoci di Etere Lama. Ok, perfetto ragazzi, ho fatto bene a fare Etere Lama perché ho usato un'altra ricarica tot. Etere Lama, adesso anche se non è stab, dovrei buttarlo giù, vero? No ragazzi, no. E che cavolo, mo ci vado di terremoto, guarda un po'. Oh, muori, boom! Trema la terra sotto i tuoi piedi. Ok ragazzi, quindi gli mancano due Pokémon. Il primo dovrebbe essere Lampent, l'abbiamo visto. Il secondo dovrebbe essere la Mega Evoluzione. Ora, non so che Mega Evoluzione avrà. Intanto mettiamo Lampent e poi ci pensiamo. Dai che questa volta stiamo giocando molto meglio che nella scorsa parte. Dai ragazzi, Surf, Dragartigli, attenzione. Non ci dovrebbe togliere molto. Surf e possiamo dire addio a questo Lampent. Perfettissimo. Anzi no, no, no. Ci vuole il terremoto, voglio vedere se il terremoto ragazzi è più efficace. Dragartigli. Dragartigli, ok, terremoto, brutto colpo pure. Di mortacci tua. Ok, terremoto. Ok, super efficace. Giustamente un tipo fuoco. Ok, ora prossimo Pokémon sarà un Venusaur. Venusaur col cazzo che ti lascio Mega Swampert, ragazzi. Col cazzo. Godzilla. Perché se mi fa una mossa di tipo erba per 4 e mi gioco Swampert in un colpo. Poi ci avrà un Mega Venusaur. Ma cazzo, Rocco vi ha consegnato solo Venusaurite? Cioè solo Venusaurite avete, ragazzi? Andiamoci di Gelolancia, vediamo se riesco a batterlo con Gelolancia. Ragazzi, attenzione, se vedo che mi reca troppi danni ci vado di Latios stavolta. Gelolancia, 1. Minchia, gli levo poco, però, ragazzi, poco. Però 5 colpi me li fai? 5 colpi me li fai? Vabbè, 4 vanno bene. Gravità, ok. Facciamo delle frittate, ma a parte questo si intensifica, ma noi ci andiamo di Gelolancia e adesso ragazzi spero di metterlo almeno a vita rossa. 5 colpi? 5 colpi? Vabbè, non me li fai mai 5 colpi, vero? Va bene. Fa male, fa male, fa molto male. Ma freccia blu, anzi, potevo andarci tranquillamente di ali del fato, ma a questo punto, ragazzi, ci andiamo di aereo il colpo. Aereo il colpo e diciamo addio a questo Venusaur. Così, ragazzi, che ho giocato anche Latios, dato che mi dite sempre, ma non lo giochi mai Latios! Ora l'ho giocato, siete contenti? E ha battuto anche una Mega. Non mi potevo Mega evolvere perché giustamente avevo già fatto evolvere Mega Swampert. Quindi, ragazzi, va bene così, 16.000 pochi dollari a noi e andiamo a battere, appunto, Frida. Oh, vorresti sciogliere anche il mio cuore di ghiaccio? È una sensazione più piacevole di quanto pensassi. Ma tornando dalla tua impresa, procedi pure innanzi. Drake ti attende. Oh, Drake, il vecchietto. Ok, ragazzi, Drake ci attende, ci ha detto. Facciamo un bel revitalizzante sul nostro Godzilla qui. E ora, però, non me la sento, vi dirò la verità, non me la sento per niente di giocare con Extreme. Preferirei usare Nemesis di Donkey Kong. Non so perché, ma mi fido di più. Perché se mi manda un Pokémon troppo forte per il mio Swampert, ragazzi, rischio veramente di perdere un turno. Quindi io ne approfitto subito di mettere Donkey Kong e di andarci di ben 5 o 6 gran fisico per poi attaccare con Nemesis tutti i suoi Pokémon. Ragazzi, spero di farcela, Drake ci sta aspettando. E dai. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Ciao Drake, come stai? Io aspettavo. Adesso ti scontrerai con l'impetuosità dei miei Pokémon e della mia strategia. Coraggio, cerca la forza nascosta nel tuo cuore e preparati a una sfida memorabile. Non mi hai detto che è una mega evoluzione? Strano, Drake. Ok, Drake allenatore, manda in campo un Squirtle. Drake, dove sono finiti i tuoi Pokémon tipo drago?
Li hai scordati nello stanzino qui dietro per caso? Ok ragazzi, il pasto perfetto per il mio Donkey Kong. Gran fisico ragazzi, contiamoli. Via, rapid artigli. E uno. Un boost ce lo siamo fatto. Dobbiamo fare almeno altri 5 boost, eh. Quindi un bel po'. Gelo pugno. Non mi leverà tanto perché è una mossa fisica. E tra l'altro io ho gran fisico. Quindi due ragazzi gran fisico. Siamo già a due. Vai, 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 vai. Questo ragazzi lo batto easy. Coro. Coro. Ok, 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 ok. Continuiamo. Gran fisico 3. Ben 3 gran fisici. E poi ragazzi, naturalmente, prima di attaccare, dovrò per forza, dico per forza, curarmi il mio Donkey Kong, così che sono pronto a tutte le altre sfide. Gran fisico, lui fa riccio lo scudo, quindi si aumenterà la difesa, il che mi abbasserà un boost di gran fisico, perché ho aumentato di 1 l'attacco. Anzi, ora me lo abbassa addirittura di 2. Ma fa niente, noi ci boostiamo, siamo già a 4. Facciamo il quinto gran fisico. Stiamo già a 5. Ora facciamo il sesto e poi lo attacchiamo. Riccio lo scudo, ragazzi, continua a boostarsi un casino questo Squirtle. Ah, vabbè, noi continuiamo con gran fisico, ragazzi, non è un problema. Rapid artigli, gran fisico e ci boostiamo per bene. Ora siamo già a 6. Ora che siamo a 6 non dovremmo avere più problemi. Però lui continua con riccio lo scudo e questa cosa non mi piace per niente. Non mi piace per niente. Ragazzi, proviamo a usare un pozione max. Per forza, ragazzi, per forza un pozione max su Donkey Kong. Vai. Vediamo un po' se riusciamo a sconfiggerlo. Ok, ci va di riccio lo scudo ancora. Vediamo se riesco, ragazzi. Vediamo se riesco con un Nemesi a buttarlo giù. Ma sarà difficile, sarà molto difficile. Infatti solo uno. Ma semplicemente perché io sono boostato di 2 in più di lui. Ho fatto 2 gran fisici e lui ha fatto invece 4 riccioli scudo, appunto. Nemesi, adesso lo butto giù. E invece no. Mi ero scordato della ricarica totale del buon Drake. Bastardo. Nemesi. Ok, un altro Nemesi, vai, un altro Nemesi. Sperando che lui non faccia di nuovo riccio lo scudo. Rapid artigli è sempre più utile. Nemesi e ciao ciao Squirtle. Calcolando, ragazzi, che aveva un sacco di riccio lo scudo, gli abbiamo levato anche tanto, anche tanto. Ora, prossimo Pokémon sarà un... Dianzi. Ci diminuisce l'attacco. Cavolo, contro Dianzi, ragazzi, cosa gli faccio? Questo potrebbe essere un problema. Non voglio usare troppo forte. Mi abbasserei un casino. Privazione. Mi abbasserei un casino, ragazzi. Nemesi. Acquapatto. Mi leva tanto, eh. Spero che con questo Nemesi riesco a buttarlo giù. Nemesi. Sì, ragazzi, ce l'ho fatta. Ho battuto anche un Dianzi. Bella così. Bella così. Bella, bella. Credevo di non farcela, in realtà. Credevo di non farcela. Dianzi, ragazzi, è un Pokémon abbastanza tosto da buttare giù. Soprattutto con la mia squadra. Non ce l'avrei mai fatta se non fosse stato per Donkey Kong. Tentacruel. Contro Tentacruel, ragazzi, potrei sia cambiare, ma a sto punto lascio Donkey Kong. Cioè, a sto punto mi conviene. Anzi, a sto punto lo curo anche, perché tanto vale curarlo. Ho una squadra niente male, ragazzi, niente male. Calcolando queste mosse di gran fisico, eccetera, posso far veramente male. Lava sbuffo da un Tentacruel proprio è il top. Madonna quanto mi leva. E mi ha anche scottato l'infame. Mi ha anche scottato. Ok, ci vado di un Nemesi, non ce l'ho più. Vabbè, troppo forte, raga, non gli leva niente. Vabbè, troppo forte non gli leverà niente. Fa niente, dai. Cambierò Pokémon, cambio Pokémon. Sì, fa niente, fa niente. Penso di riuscirmela a cavare anche senza Donkey Kong, credete? Vabbè. È raggiunta la sua ora. Non avevo più Nemesi, ragazzi. L'ho spiegato tutti per lui. Allora, contro di lui possiamo fare sia Godzilla... sia Zeus. Allora ragazzi, facciamo così. Ci vado di Zeus, perché uso Invertivolt. Così che usando Invertivolt magari riesco a switchare in Godzilla subito. Lava sbuffo. Madonna quanto ci leva. Oh, ci scotta sempre lava sbuffo. Comunque è sempre Invertivolt. Ok, super efficace. Torna da Federica, ragazzi. Ora mando il nostro amichetto qui, Godzilla. Godzilla che non dovrebbe avere nessun problema. Ricordo, possiamo sempre usare la mega evoluzione. Perché Godzilla, semplice, perché c'ha sprizzalampo, ragazzi.
Peccato, peccato. Vai, morto, perfetto. E possiamo usare anche la mega evoluzione. Quindi possiamo sia far evolvere Latios, che Rayquaza, che Swampert. Adesso sceglieremo. Ok, prossimo Pokémon sarà un... vediamo un po', livello 58 per Freccia Blu. Darumaka. Extreme. Contro Darumaka, ragazzi, posso andare direttamente di Extreme. Non faccio la mega evoluzione, semplicemente perché aspetterei di vedere il suo ultimo Pokémon. Ok? Ok, facciamo terremoto e dovrei buttarlo giù, perché è di tipo fuoco, quindi super efficace. Vediamo. Perfetto, ragazzi. Questa ce la siamo giocata molto meglio, molto meglio della parte prima. Azelf, aia, Azelf, aia, aia. Contro Azelf, ragazzi, voglio usare Zeus con Sgranocchio, in effetti, potrei usare. Però, essendo scottato Zeus, probabilmente attaccherà per primo Azelf. E non posso perdere un turno a fare Sgranocchio. Cioè, a fare ricarica totale. Proviamo con Sgranocchio, vedete se attacchiamo per prima. Calcio ardente ce lo butta giù, vero? Ce lo butta giù, brutto colpo. La nostra solita fortuna. Serpeverde. Adesso faccio mega evolvere Rayquaza, ragazzi, poi vediamo. Poi vediamo, ragazzi, mega evoluzione. E ci vado anche di ascesa del drago. Voglio vedere adesso se questo Azelf resiste. Ma non credo proprio, ragazzi, siamo troppo forti. Eccolo qua, mega Rayquaza. Troppo, troppo OP, OP. Vai, levito roccia. Aia, levito roccia, va bene. Andiamoci di questo bellissimo ascesa del drago. E addio Azelf. Credo che morirà, credo, non ne sono sicuro. Però credo di sì. Vai, scendi dal cielo, boom. No, non muore, non muore. Ragazzi, la difesa ci si abbassa. Però sono curiosissimo di vedere, no, il nostro Rayquaza, le sue info. Voglio vedere quanto c'ha. Minchia, 272 di attacco. Per non parlare della velocità. Addirittura magari possiamo anche attaccare per prime adesso, se siamo più veloci. Ascesa del drago, ricarica totale. Perfetto. Drake bastardo. Proviamo, ragazzi. Proviamo, ragazzi, a fare una cosa. Magari a switcharlo. Perché adesso con questa ascesa del drago, ragazzi, calerà un po' tutto. Calerà un po' tutto, come potete vedere, sia la difesa. Quindi adesso se mi fa un calcio ardente sarà un problema. Falce cannone. Gran voce. Falce cannone. E lo buttiamo giù, vero? Troppo bella, ragazzi, l'animazione di falce cannone. Troppo, troppo bella. Prossimo suo Pokémon, anzi, ultimo suo Pokémon sarà Mawile. Quindi c'ha Mega Mawile. Interessante, ragazzi, Mega Mawile. Allora, facciamogli un bel ascesa del drago e dovremo buttarlo giù con un colpo. Addirittura, ma probabilmente sarà più veloce lui? Non lo so, scopriamolo subito, ragazzi. Sabbia fiume. Ok, c'ha l'abilità di Tyranitar. Ascesa del drago, vediamo, ragazzi, se riusciamo con un colpo. Ce la faremo? Ce la faremo? Vediamo. Manco morti. Manco morti proprio, manco morti. Gelamondo e possiamo dire addio al nostro Rayquaza. Il ghiaccio non è proprio la mossa che ti piace di più, vero Rayquaza? Penso proprio di no. Ora il problema è come buttare giù sto robo. Ragazzi, come lo butto giù questo io? Questo è un problema, questo è un problema. Proviamo, ragazzi, con Gelolancia. È l'unica cosa che posso fare ora. Magari spero in 5 colpi, ma li leva veramente pochissimo. Ragazzi, non ce la faccio. Gelamondo. Gelamondo. Ma ero consapevolissimo, ragazzi, che era super efficace contro il mio Godzilla. Non posso farci niente. Non posso farci veramente niente. Io posso provare di tutto. Sprizzalampo manco morto. Diamante in pesta, giusto per, posso fare, ma... ragazzi... ecco, l'effetto è uguale a Gelolancia. Sapevo che non era molto efficace, ma dai, Gelolancia toglie di meno il diamante in pesta. E allora, ragazzi, non so proprio cosa fare. Non so proprio cosa fare. Cosa potrei fare? O mando Extreme. Ragazzi, mi stanno veramente buttando giù. Qua non ce la faccio, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Avversario temibilissimo, ragazzi. Temibilissimo. Terremoto è la mossa più forte, raga. È la mossa più forte. Acrobazia. Quanto mi leva acrobazia? Terremoto. Vediamo quanto riesco a levarli, eh. Ok, ce l'ho fatta. Minchia. Sì. Wow.
Ragazzi, non pensavo che nonostante il terremoto fosse super efficace avrei potuto buttarlo giù. Però ce l'abbiamo fatta. Volevo buttarlo giù con Godzilla in realtà. Però lo svantaggio era enorme con Gelamondo. Quindi niente. Hai trovato la forza nel tuo cuore e il risultato è inevidente. Puoi avanzare la terza altra. Allenatore. Ragazzi, ci siamo. Rocco ci attende. Rocco ci attende e manca solo lui. Cenere magica su tutti i nostri Pokémon. Che dire, una sfida alquanto emozionante l'ultima. Il suo Mawile ci ha dato parecchio filo da torcere. Ma noi ragazzi non demordiamo, ce la faremo? Spero che Rocco non ha Pokémon troppo forti per noi. Ma io ragazzi non demordo e continuo a lottare. Da Federic è tutto. Un like, un commento, iscrivetevi al canale e ci vediamo con la parte numero 49. La parte 50 sarà molto speciale, ragazzi, quindi per la 49 batteremo la Lega. Qua ho curato tutta la mia squadra, ci sarà da usare un po' di PP su Etere e Elisir per le mosse, ma fino a qua ci siamo. Da Federic è tutto e ciao ragazzi, sempre forti. I'm a grown nigga, fucking with the wrong nigga. I know you heard about them boys from the dirt side. L's up, 400 degrees like juvenile. What you home, nigga? What you